salutarmi. Grazie. Abbiamo cominciato, ma ci muoviamo molto piano, come sempre, molto piano, ma ci siamo tutti, siamo tantissimi. Ah, che bello, ci stanno facendo foto e video tutti, c'è un botto di gente. Questo video è anche per chi mi ha detto non posso partecipare al Pride, ma mi sarebbe piaciuto, vorrei capire com'è, che cosa accade. È un video racconto anche per voi che non siete potuti venire, ma che avreste voluto, e spero di vedervi l'anno prossimo. Facile, una ragazza mi ha detto che è un onore marciare con me, io giuro ora piango, e un'altra ragazza mi ha ringraziato perché ha detto che ha fatto vedere i miei video ai suoi genitori e si sono fidati a mandarla al suo primo Pride, e no kidding, io tipo tengo gli occhiali così non si vede ogni volta che passo in lacrime. Le raccontavo che l'anno scorso esattamente qui cantavamo Sofia di Alvaro Soler, non va più di moda. Non va più di moda. Ma noi non interessa. Però noi quest'anno siamo... c'è tristemente Despacito. Però siamo sudati come Alvaro Soler in quel video. Non so se avete presente quanto era sudato. Noi siamo sudati così. Ti credo solo parola. Visto che mi stavano cercando da tanto, direi che va bene se entrano nel video del Pride di quest'anno. Mi sembra giusto far vedere anche la gente che è arrivata qua a cercare Bossi. Sono morto tu. Io sento di non avere più parole per ringraziarvi, non so, sarete venuti, non lo so, almeno 50 persone di più a salutarmi, a fare le foto con me, sono veramente, boh, mi fa anche quasi strano, soprattutto perché l'anno scorso al Pride con Bossi non marciava ancora tanta gente, mentre invece quest'anno siete veramente tantissimi, siete venuti in tantissimi, anche quelli che sono qui con altri gruppi sono comunque passati a salutarmi, non so più in che lingua dire grazie, mi sembra che non sia mai abbastanza, però veramente grazie. Che belle! Camminiamo lenti, ma prima o poi arriveremo. Molto lenti. Quest'anno è tutto lentissimo, è molto più lento dell'anno scorso. L'anno scorso era molto veloce, ma poi eravamo anche gasatissimi perché c'era un sacco di musica molto più fresh. Invece adesso la sentiamo poco. Questo è quello che è successo, fine manifestazione, e abbiamo deciso in qualche modo
di andare al parco. E che è l'ultimo anno che faccio. No, non dire così. Ciao. Come l'anno scorso, siamo finiti qui a rifocillarci dopo 4 ore e passa di camminata. E niente, spero di avervi fatto compagnia, spero di avervi fatto vedere un po' com'è stato il Pride, anche per quelli che non sono potuti esserci quest'anno, e spero di vedervi l'anno prossimo. E volevo ancora ringraziare tutte le persone che sono venute, quelle che sono ancora qui con noi al parco, quelle che sono passate a salutare. È sempre, lo so che mi ripeto, ma è sempre un'emozione il Pride, oh mio Dio, dei glitter a caso. È sempre un'emozione, è sempre bello ritrovarsi tra simili, anche se diversi. E quindi grazie, grazie mille e ancora buon Pride a tutti. Ciao!